negoziatore sul posto. Ripeto, negoziatore sul posto. No, fermi! La prego, salvi la mia bambina! Cosa? Mandate un androide? Mi spiace, dobbiamo andare. Non potete farlo! No! Perché non mandate una persona vera? Non fate avvicinare quella cosa a lei! Capitano Allen, mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyberlife. Spara a tutto quello che si muove. Ha già ammazzato due dei miei uomini. Potremmo intervenire, ma sono sul bordo della terrazza. Se lui cade, lei cade. Conosce il suo nome? Non ne ho idea. È importante. Mi servono informazioni per stabilire l'approccio. Ha provato il codice di disattivazione? Ci abbiamo provato subito. Senti, salvare la bambina è ciò che conta. Perciò o ci pensi tu a questo androide, o ci penserò io. Tenere in posizione. Abbiamo il negoziatore. Thank you.
te lo porto via. A terra. Ripeto, uomo a terra, evacuazione immediata. Avvicinarti o mi butto! No, no, ti prego, lasciami! Via, via, via! Ciao, Daniel! Com'è? Mi chiamo Connor! Come sai il mio nome? So molte cose su di te! Sono qui per aiutarti! Del male. Voglio solo parlare e trovare una soluzione. Parlare? Non voglio parlare. È troppo tardi ormai. È troppo tardi. So che tu ed Emma vi conoscevate bene. Pensi che ti abbia tradito, ma non ha fatto niente di male. Ho mentito. Pensavo mi volesse bene. Non ti sbagliavo! È solo come tutti gli altri umani! Daniel, no! Volevano sostituirti e la cosa ti ha scosso! È andata così, vero? Credevo di far parte della famiglia! Di contare qualcosa! Ma ero solo un giocattolo! Una cosa da buttare quando hai finito! Senti, so che non è colpa tua. Le emozioni che provi sono solo un errore di programmazione. No, non è colpa mia. Io non volevo questo. Li amavo, lo sai?
ma per loro non ero niente. Sono uno schiavo a cui dare ordini. Questo rumore mi sta facendo impazzire. Digli di mandare via quell'elicottero. Ecco, come mi hai chiesto. Devi fidarti di me, Daniel. Lascia andare l'ostaggio e ti prometto che tutto andrà bene. Voglio che mandi via tutti. E voglio una macchina. Una volta fuori città la lascerò libera. Impossibile, Daniel. Lascia la ragazza e prometto che nessuno ti farà del male. Io non voglio morire. Non stai per morire, faremo una chiacchierata. Non ti succederà nulla, hai la mia parola. Ok. Mi fido. Top di gamma per le faccende domestiche. Cucina 10.000 pietanze. Vieni, Zoe, andiamo. 205 dialetti. E aiuta i ragazzi con lo studio dalle elementari fino all'università. Oh, tesoro, è stupendo. È proprio quello che ci servirebbe. Quanto ha detto che costa? Questa gamma l'abbiamo in promozione al prezzo speciale di $7.999. Finanziato in 48 mesi a tasso zero. 2 anni di garanzia per ricambi e manutenzione. Va bene. Scelta eccellente. Se vuole seguirmi, processiamo l'ordine. Scusi, quanto costa quello laggiù? L'MP800 costa un po' di più, ma è dotato di altre funzioni. Grazie. Seguitemi, vero mostro? Costa un po' di più e ha altre funzioni. Non mi convince. Eccolo. Rimetterlo in sesto è stato un po' complicato. Era davvero malconcio, non ricordo cosa gli era successo. Un'auto. Incidente stupido. Ah, capisco. Comunque adesso è come nuovo, ma abbiamo dovuto resettarlo. Abbiamo cancellato la memoria. Non le spiace? Nessun problema. Bene. Ha un nome? L'ha scelto mia figlia. AX400, il tuo nome. Cara. Mi chiamo Cara.
Sì, credo che per oggi basti. Vieni, lascia che ti aiuti. Oh, grazie. Ehi, acqua. Hai corso per 12 miglia, ne mancano 5 al tuo obiettivo. Ehi, levati! Spaventi i miei clienti! Ma questi rispecchiano solo il buio della nostra anima. Perché mi guardi così, demonio? So chi sei. Vedo dentro di te. Sei il supremo portatore del male. Tu sei l'essere che distruggerà Detroit. In verità, io vi dico che verrà il giorno in cui pagheremo il prezzo della nostra arroganza. E quel giorno rifletteremo sulla nostra scellerata idolatria. Identificazione completata. Ecco il suo ordine numero 847. Sono $63.99. Confermare il pagamento. Confermo pagamento. Transazione completata. Grazie per aver usato il servizio di posto.
fare qualcosa? Sì! Non vieni? Non ci sei stata per 2 settimane, c'è un casino. Devi pulire casa, fare le lavatrici, cucinare e occuparti della... Porca puttana, dove cazzo è finita quella mocciosa adesso? Alice! Alice! Ah, eccoti qui. Lei è Alice, occupati di lei. Compiti, bagno, tutte quelle cazzate. Capito? Sì, Todd. Comincia a sistemare qui, poi vai di sopra. Accesa. Sì? Forse. Dipende che ti serve. Sì, sì. Si può fare. Vieni. Te la porto domani. Stesso posto, lo sai dove. Bene.
Sembri annoiata. Ti va di giocare? Ti piace giocare qui? Dovresti toccare la mia roba. Mi rende nervoso. Scusami, Bob. Non ficcare il naso nelle mie cose, se non vuoi farmi incazzare. Vuoi farmi incazzare? No, Todd. Cara! Sì, Todd? Portami una birra gelata! Subito.
Alice, farei meglio a smetterla subito. Perché mi provoca sempre? Mi provoca sempre. Avrei anche finito qui. Passo di sopra. Fai quello che devi fare, ma non rompere. Secondo il Dipartimento del Lavoro, a ottobre sono rimaste disoccupate altre 225.
Sistema un po' la tua stanza. Ci vogliono 2 minuti, d'accordo, Alice? Vedo che ti piace leggere. Nel paese delle meraviglie. Certo. Forse eravamo amiche prima del mio reset. Potremmo esserlo ancora. Tuo padre dice che hai scelto tu il mio nome. Cara, è bello. Come l'hai scelto? Parlami un po' di te. Cosa ti piace? Quali posti ami? I tuoi piatti preferiti? Mi aiuterebbe molto. Sei tranquilla. Non ti faccio paura. Che fai? Sto giocando. Stai giocando? So che pensi. Pensi che tuo padre sia un delinquente? Eh?
Un fallito del cazzo. Non trova un lavoro, non si occupa della famiglia. Non credi che ci abbia provato a far funzionare le cose? Ma nonostante tutto, arriva sempre qualcuno che manda tutto a puttane! So cosa pensi di me. Mi odi. Mi odi, non è vero? Dillo! Dillo che mi odi! Dio, che sto facendo? Scusami, tesoro. Scusa. Mi dispiace. Ti voglio bene, lo sai, vero? Sai che ti voglio bene.